Bentrovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento di Insieme Oltre il 2000. Quest'oggi la nostra attenzione è dedicata al tema dei disturbi del comportamento alimentare. Ne parliamo in particolar modo raccontando l'esperienza dell'associazione Margherita Fenice di Belluno, che da tanti anni sappiamo si adopera nei confronti di questa tematica per offrire un sostegno alle persone che ne soffrono e alle loro famiglie. Saluto le nostre ospiti, tutte donne, quindi evviva le donne, cominciamo dicendo così, la presidente Virginia Giuffrida, ben trovata presidente, Salve. accompagnata dalla vicepresidente Rosa Vanz, ben trovata Rosa. Grazie. Grazie per essere qui con noi. Allora, partiamo, direi, presidente Virginia, da lei. Partiamo innanzitutto dai dati, dicendo che i disturbi del comportamento alimentare, secondo i dati forniti dall'USS Dolomiti, nel 2022 hanno interessato 220 pazienti, cioè l'USS ha preso in carico 220 persone, circa il 20% in più del 2021. Questo è il dato oggettivo. Adesso lascio a lei commentare. Sì, vediamo che anche nel 2022 c'è stato un incremento dei casi, dopo che nel 2021 c'era stato un abbondante incremento a seguito della pandemia e di tutto il disagio creato dalla situazione di lockdown dei nostri ragazzi. E questo aumento, lo abbiamo visto anche noi nella nostra associazione. La nostra associazione si prende cura delle famiglie, dei genitori, dei familiari di ragazzi e ragazze che si ammalano di disturbi del comportamento alimentare. E abbiamo visto che c'è stato un incremento molto forte nel 2021, ma anche il 2022 ha registrato un ulteriore aumento di un 20% e devo dire che anche l'inizio di quest'anno è partito con nuove famiglie che si avvicendano tutte le volte Quando noi che. parliamo di disturbi del comportamento alimentare, proprio per fare chiarezza, che cosa intendiamo? Allora, i disturbi del comportamento alimentare principalmente sono riferiti ai disturbi più importanti, che sono quelli dell'anoressia e quello della bulimia. Poi ce ne sono altre forme, come ad esempio l'alimentazione incontrollata. Per quanto riguarda l'anoressia, questa porta ad una situazione di restrizione alimentare, per cui la persona malata restringe completamente sull'alimentazione e quindi va incontro ad un forte dimagrimento e poi tutta una serie di scompensi. Nella bulimia invece c'è la parte Opposta, opposta. diciamo così. Esatto, avviene la parte opposta dove appunto vengono ingerite grandi quantità di cibo che poi in qualche maniera vengono poi smaltite o meno e che porta però a grandi sofferenze da un punto di vista psicologico, Qual ecco. è la forma predominante? Attualmente è l'anoressia, anche mi verrebbe da dire è la forma che si vede di più visibile, però sicuramente ci sono tantissimi casi anche di bulimia che non sono, non emergono perché non sono visibili e perché poi più delle volte la persona malata vive in uno stato di vergogna, per cui non lo dimostra nemmeno questa situazione di sofferenza. E quindi abbiamo detto principalmente l'anoressia, principalmente le donne, perché sappiamo che sono le donne le più coinvolte, e l'età che purtroppo vediamo si Sì, riduce sempre, no? Cioè sempre prima inizia ad emergere il problema. tanti casi avvengono proprio anche in età preadolescenziale, quindi già a partire dai 12-13 anni, ma anche 10 anni, insorgono già questi problemi legati a questi disturbi alimentari. Sì. Ecco, coinvolgiamo quindi la signora Rosa Vanz, vicepresidente, dicevamo, dell'associazione Margherita Fenice. Quindi, l'associazione che cosa fa? Come si propone per dare un aiuto? Beh, innanzitutto l'aiuto fondamentale è quello per le famiglie, no? Che si trovano ad avere un figlio o una figlia che presenta dei comportamenti a volte incomprensibili, anzi davvero incomprensibili quando è l'inizio della manifestazione. Sì, i ragazzi cominciano a isolarsi, cominciano a diventare molto anche nervosi, aggressivi verso se stessi a volte e anche verso il circuito familiare. Poi si isolano, quindi perdono le amicizie e la parte forse più preoccupante per le famiglie è proprio il fatto che c'è questo atteggiamento così evitante nei confronti del cibo, è molto selettivo e in continua diminuzione, per cui ovviamente il corpo comincia ad avere degli scompensi molto pericolosi per la salute se perdurano nel tempo, insomma. Quindi
Quindi all'inizio il problema per la famiglia è quello di capire cosa sta succedendo, prima di tutto, capire che è una malattia, che non è un capriccio, che non è per diventare più belle o somigliare alle modelle che ci sono, che vedono sui mass media, e quindi attivarsi, no? Cosa vuol dire attivarsi? Attivarsi innanzitutto presso l'ULS, no? Perché il medico di base, diciamo, è il primo step. E l'Associazione Margherita nel tempo ha capito che questo era il primo punto da coinvolgere, da formare. Quindi sono stati fatti dei corsi, anche coinvolgendo l'ULS, per formare i medici di base, insomma, saper capire quali sono i primi segnali, i Campanelli campanelli d'allarme, ecco, d'allarme. vero? E poi è nato il gruppo di auto mutuo aiuto, che è stato proprio il primo, diciamo, perché 15 anni fa, quando è nata l'associazione, non c'era nulla. No, qua nel Bellunese, e quindi i genitori erano davvero disperati, non sapevano dove rivolgersi e a chi chiedere aiuto. E quindi il primo gruppo ha cercato di creare questa associazione, e pian pianino, pian pianino l'associazione è cresciuta. Inizialmente il gruppo era formato solo da genitori, quindi si aiutavano tramite la loro esperienza, così. Poi ci siamo collegati con Porto Gruaro e con l'associazione Fenice, appunto, ecco perché l'associazione Margherita Fenice, e l'associazione è cresciuta perché ai primi tempi, per esempio, da Porto Gruaro arrivava una psicologa che lavora al centro regionale di riferimento di Porto Gruaro, veniva su ogni 15 giorni e ci aiutava nel gruppo per dare un intervento un attimo anche più professionale, diciamo, che non fosse Ecco, solo d'esperienza, certo, ecco, nel personale. tempo dobbiamo ricordare che passi avanti sono stati fatti. Naturalmente l'ULS Dolomiti ha due ambulatori, due realtà specifiche a Belluno e a Feltre che si adoperano per i disturbi del comportamento alimentare. Sì, abbiamo appunto questi due centri del DCA di Belluno. La cosa importante per la cura di un disturbo del comportamento alimentare è la presenza proprio di un'equipe, nel senso è necessaria la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra, di una dietista, nutrizionista e poi anche di un internista perché controlli le condizioni delle persone che vanno in cura. E quindi, ci sono questi due centri, a volte sono più sguarniti e quindi c'è bisogno di sostituzioni, di avvicendamenti, però stiamo lavorando anche proprio In in collaborazione. collaborazione con l'USA, appunto, perché rimangano sempre abbastanza presenti tutte le figure indispensabili per la cura di questi problemi. Perché Infatti una iniziativa specifica è andata in scena il 18 marzo perché il 15 c'è stata la giornata nazionale. sì, il 15 è stata la giornata del fiocchetto Lilla della cura dei disturbi alimentari, e il 18 la USS ha aperto le porte dei suoi ambulatori. E quindi sabato mattina per chi voleva poteva rivolgersi appunto e chiedere informazioni e trovava l'equipe medica. Erano presenti appunto i primari di psichiatria, le psicologhe, le dietiste. Sono state anche ospitate a Feltre, è stata ospitata una scolaresca, a Belluno si è collegata una scolaresca online, per cui ha potuto fare tantissime domande perché questi ragazzi erano proprio. Volevano proprio capire tante cose e quindi hanno fatto diverse domande, hanno chiesto tante informazioni e poi proprio di persona si sono rivolte delle famiglie che hanno chiesto appunto come fare, come essere supportati perché in casa avevano già un E problema questo è molto evidente. importante tenendo conto quello che poc'anzi diceva Virginia, anche talvolta di questa paura, forse un po' di vergogna, vero? Di doversi esporre, di chiedere anche aiuto. Sì, il problema grande è questo, perché innanzitutto la prima cosa che si manifesta è proprio una sofferenza a livello psicologico di questi ragazzi, che appunto, come diceva Rosa, si chiudono in sé, diventano scontrosi, non sono più i ragazzi che erano prima, ecco, è come se qualcosa si impossessasse di loro e loro non hanno più il controllo della situazione e i genitori vanno assolutamente in allarme totale, anche perché
quando non toccano il cibo e non hanno una buona relazione con il cibo, per noi genitori diventa subito un fattore di grande allerta e di grande preoccupazione. E quindi si viene a creare proprio un vortice di pensieri negativi dei ragazzi, dei genitori, e per cui c'è bisogno di qualcuno che dall'esterno possa dare competenza e aiuto per risolvere questa situazione che si viene a Che si creare. viene a creare. Quindi importante è l'aspetto della prevenzione, giusto? È uno degli elementi fondamentali. Ritorniamo da Vanza, da Rosa, per dire anche come l'associazione si comporti con iniziative e progettualità entrando nel mondo della scuola, l'abbiamo sentito, vero? Sì. Proprio per fare focus quindi sulla prevenzione. Nel tempo ci si è accorti che, anzi, proprio gli studi hanno dimostrato che parlare della malattia, dei sintomi, delle manifestazioni è controproducente, no? E invece bisogna lavorare a monte, lavorare prima. Per cui l'associazione ha aderito a un bando del CSV con il progetto Corpo, un progetto Corpo, la cura di sé. E si svolgeva all'interno delle classi, hanno aderito addirittura 6 scuole di tutta la provincia, dal Feltrino, Bellunese e anche a Longarone. Sono stati coinvolti più di 200 ragazzi e la psicologa con un collaboratore entrava nelle classi per 4 incontri, quindi un progetto molto articolato, e l'obiettivo era quello di far riflettere i ragazzi sui canoni di bellezza, sulle spinte dei social media per certi modelli, diciamo, di bellezza. Si parlava di femminilità oppure di mascolinità, in cosa si manifestano e come combatterli, cioè come i ragazzi devono riuscire a porre Un un freno freno forse, ecco, abbiamo utilizzato la stessa sì, parola, porre un appunto. freno all'influenza che ovviamente è molto forte, Che la no? società talvolta appunto veicola, Sì. impone. Mentre noi stavamo parlando, grazie all'aiuto anche di Simone che ci segue in regia, abbiamo visto il sito, alcune immagini che rappresentano il sito internet dell'associazione Margherita Fenice, punto di riferimento, una realtà dove appunto uno strumento dove si possono avere notizie, informazioni sulle tante attività che vengono messe in atto e poi gli ultimi aggiornamenti su quanto l'associazione fa sul territorio. Era interessante ricordare, Rosa, anche il fatto che comunque noi abbiamo parlato delle donne, però anche i ragazzi, i giovani, i maschi non sono Sì, esenti. con frequenza minore, però ci sono capitati anche in associazione un paio di famiglie che hanno appunto un figlio maschio che ha avuto un disturbo in fase di miglioramento. Per fortuna la situazione l'ultima volta, insomma, il gruppo, la mamma era più tranquilla Più tranquilla. rispetto, sì, nel senso che si è avviato un processo e questo ragazzo sta migliorando molto, insomma. E la pandemia in tutto questo? La pandemia ha peggiorato le cose perché chiusi in casa, in una fase dell'adolescenza, magari in cui i rapporti con la famiglia sono per natura magari un po' turbolenti, questo su una persona magari un po' più fragile, un po' così forse predisposto, perché esiste nella malattia una forma di predisposizione, ha dato la botta di grazia, diciamo, tra virgolette, nel senso che, la malattia si è esplosa. Ha accentuato il problema e quindi anche adesso ci sono ancora tutti gli strascichi, no? Diciamo così, di Sì, questa sì, situazione. sì. Ovviamente noi abbiamo fatto solamente una veloce panoramica con le nostre ospiti su questo tema dei disturbi del comportamento alimentare, abbiamo citato del progetto con le scuole, ma poi tante sono anche le occasioni di confronto, penso per esempio agli incontri al teatro comunale, nelle varie conferenze offerte alla popolazione, proprio per continuare a tenere i riflettori accesi, alta l'attenzione su questo tema e quindi anche sul benessere dei nostri giovani. Ringrazio quindi la Presidente Virginia Giuffrida e la Grazie. Vicepresidente Rosa Vanza per essere Grazie a state qui voi. con noi. E Grazie, arrivederci. a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.